Si apre la settimana di celebrazioni dell'ottavo centenario della presenza dei frati minori francescani nel santuario del Beato Sante a Monbaroccio. Si tratta di un'occasione straordinaria per valorizzare il convento fondato dai frati francescani nel 1223 e richiamare la figura di San Francesco e i suoi valori di pace e fratellanza tra i popoli e armonia fra uomo e ambiente. Anzitutto non è un ottavo centenario di rievocazione storica, di ritorno al passato, ma uno sguardo dal passato proiettato nel futuro. E poi un profondo senso di gratitudine da parte di tutti i frati della comunità del Beato Sante. Festeggiamo l'ottavo centenario non del Beato Sante, ma del primo arrivo, dell'insediamento dei primi frati sul colle di Santa Maria di Scotaneto. Per esemplificare ancora, il borgo medievale di Monbaroccio non c'era. Non c'erano tutte le costruzioni, quindi immaginiamo quando i primi frati sono arrivati sul colle. Da allora una catena ininterrotta di confratelli, di frati francescani, frati minori, figli di San Francesco d'Assisi che in 8 anni sono stati lì e hanno profuso il profumo del Vangelo. Domenica, sabato e domenica saranno 2 giorni importanti di eventi, di celebrazioni, di riti di fede, ma anche di ricordo di quella che era la storia tramite gli antichi mestieri. Per grandi e piccini saranno giorni veramente importanti che celebreranno con il degno modo quello che è il ringraziamento che dobbiamo ai frati francescani e all'insediamento di essi nel nostro territorio. Mi sento però di dover ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, dal mondo delle associazioni ai volontari, all'associazione Il Sole nel Cuore, al mondo dell'imprenditoria, alla provincia di Pesaro Urbino, la Confcommercio, la Regione Marche che ha dato un grossissimo contributo per la realizzazione dell'evento, così come tutta la collettività che si è radunata e si è raccolta all'interno e nel contesto del santuario. A capo del comitato delle celebrazioni c'è l'associazione Il Sole nel Cuore, alla quale è stato affidato il compito di elaborare il programma con l'obiettivo di favorire la diffusione della cultura e l'eredità del pensiero francescano. Commissario delle iniziative è il cavaliere Damiano Bartocetti. Il primo evento importante è il 20 con la benedizione dei mezzi agricoli, quindi invitiamo tutti gli agricoltori della provincia, chi vuol venire a salire al santuario, perché ci sarà prima di tutto anche un bel dialogo con il direttore della banca, con un frate che è laureato in economia, con il vescovo, e poi ci sarà la benedizione dei mezzi agricoli. Invece il 22 e il 23 si partirà da un concerto all'alba alle 5:30 del mattino, poi ci saranno esposizioni di artigianato di un tempo, quindi la cartiera di Fabriano, il fabbro, chi lavora al legno, poi all'interno del chiostro ci sarà una mostra di ricamo, mostra di oggetti antichi di un tempo, quindi tutto curato nei minimi particolari. Il clou dell'evento sarà domenica alle ore 10:15 con la messa solenne che verrà celebrata, perché il punto dell'evento è la religione, quindi la fede, la Chiesa Cattolica, e quindi noi la celebreremo con il Vescovo, speriamo anche il Vescovo di Fano, assieme al Ministro Provinciale dei Frati Francescani. Ci sarà una santa messa solenne alla presenza di tanti vertici militari, quindi ci saranno i giochi antichi di un tempo dedicati ai bambini. Partner dell'evento è il 28° Reggimento Pavia. Come è successo in altri avvenimenti che sono avvenuti qui sul nostro territorio, e noi siamo parte integrante di questo territorio, siamo felici di contribuire in tutti i modi possibili. Durante le celebrazioni il mio reggimento parteciperà anche con un picchetto in armi, e oltre a questo parteciperemo con un assetto audio-video.